Un atto ignobile, l'ennesimo che si registra nei scemi, ma nulla e niente potrà fermarci, lo dice il sindaco Francesco La Rosa dopo che ben ignote hanno imbrattato con dello spray l'immobile confiscato alla mafia e trasformato in centro di accoglienza per disabili, la cui consegna ad una associazione di genitori si è svolta questa mattina in contrada Vituso. Che cosa avete trovato, sindaco? Abbiamo trovato un edificio proprio vandalizzato, non fatto da vandali però. Abbiamo trovato un edificio con segnali chiari e sono inequivocabili, praticamente tutto segnato da una vernice nera, tutto attorno, con delle figure falliche nel perimetro e nei muretti. Ieri stesso abbiamo deciso, mi sono confrontato con il prefetto e abbiamo deciso si va avanti, non possiamo perdere questa occasione, rimandiamo tutto al mittente, noi andiamo avanti nel percorso di legalità che ha intrapreso la città di Niscemi. Ma chi può davvero pensare di commettere un gesto simile in una giornata così importante che riguarda la collettività, non singoli soggetti? E vedi, perché riguarda la collettività e a tutta l'Italia, il 21 marzo è il giorno dell'impegno e della memoria. Questo ha fatto sì che in questo giorno un bene confiscato alla mafia venga consegnato alla popolazione e diventa un deterrente per tutte le associazioni, per tutti coloro che hanno perpetrato danni nei confronti dei territori, mentre diventa un deterrente per chi effettivamente vuole dare segnali distensivi, segnali di legalità e percorsi diversi. Quindi c'è da aspettarsi un po' da tutti perché vorrebbero bloccare un'iniziativa che non è niscemese, nemmeno regionale, ma nazionale. Sperate che vengano individuati al più presto i responsabili di questo fatto? No, no, noi ne siamo convinti, no, non lo speriamo, noi siamo convinti che le forze dell'ordine in modo celere, veloce, andranno a consegnare alla giustizia chi ha creato questo danno, che più che un danno economico e materiale è un danno simbolico fatto a una nazione Italia che ha detto no alle mafie. Il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta, stigmatizza quanto accaduto nelle ultime ore, un vero e proprio sfregio all'indirizzo di una comunità, quella niscemese, che sta facendo enormi sacrifici per debellare la criminalità organizzata e non. C'è sempre qualcuno che prova a frenare il cambiamento. Purtroppo sì, è una cosa ignobile che va assolutamente condannata. Noi siamo qua per testimoniare che la legalità si può affermare con gesti concreti, con l'assegnazione di questo bene confiscato, assegnato al comune di Niscemi, ristrutturato grazie ai fondi del PON Sicurezza, altro elemento importantissimo, e quindi restituito alla collettività per fini sociali. Più fini sociali di quelli di oggi non ne conosco, veramente mi fa piacere essere qua e avere questa opportunità oggi.